tutti e bentornati a Ventenni Peperoni, la rubrica di cucina dedicata alle ricette del fumetto Disney. Come potete vedere, quest'oggi non ci troviamo nella sede storica di Ventenni Peperoni, ovvero la cucina di Giacomo a Telese Terme, bensì nella mia cucina, proprio perché la nostra rubrica è stata costretta a riadattarsi all'attuale situazione. Ma non preoccupatevi, perché Ventenni Peperoni continuerà a portare anche in quarantena i nostri piatti sulle vostre tavole. Il piatto che vi propongo quest'oggi non proviene dal ricettario di Nonna Papera, né da quello di Paperino e neanche da quello di Paperone e Paperone. Proviene dalle aziende di fast food di Rokerdak, acerrimo nemico di Paperone e Paperone. Stiamo parlando del suo mitico panzerotto, che compare in una sola storia dal titolo Paperino a pranzo dal nemico. Questo panzerotto, secondo la ricetta, conterrebbe mozzarella, prosciutto cotto, funghi e un chilo di ingredienti a casaccio. Ecco gli ingredienti che vi serviranno per realizzare il vostro panzerotto. Per la pasta ci occorreranno 330 g di farina tipo 00, 170 ml di acqua tiepida, mezzo cubetto di lievito fresco, il mio si è sbriciolato, un cucchiaino di sale, mezzo cucchiaino di zucchero e 15 g di olio extravergine d'oliva. Come prima cosa andiamo a sciogliere nell'acqua tiepida il mezzo cubetto di lievito e lo zucchero che... Giriamo, diamo una mescolata, fino a quando il composto non sarà completamente disciolto nell'acqua, quindi mescoliamo molto semplicemente con un cucchiaio. Successivamente prendiamo un contenitore da cucina e andiamo a inserire al suo interno la farina, il mezzo cubetto di lievito, il sale e l'olio extravergine d'oliva. Mescoliamo il tutto in modo omogeneo e andiamo a versare gradualmente il composto di acqua, lievito e zucchero all'interno della farina. Procedo a dare una mescolata con le mani perché sembra averne bisogno. Questo sarà l'impasto dei nostri panzerotti. Eccolo. Lasceremo lievitare la pasta per circa un paio d'ore, direi. Copritela utilizzando qualcosa e lasciamola lievitare per un paio d'ore. Dopodiché procederemo con la farcitura. Come vi ho anticipato, il ripieno del nostro panzerotto sarà un po' particolare. Gli ingredienti rinunciabili sono prosciutto, funghi e mozzarella. Ma la vera particolarità sta nel suo chilo di ingredienti completamente a casaccio. Quindi cosa ho fatto? Ho preso dalla dispensa e dal frigorifero tutti gli ingredienti che potenzialmente potrebbero stare bene in un panzerotto e andrò a mischiarli a casaccio in quantità completamente casuali. Infatti tra poco li venderò e li selezionerò completamente a caso. Qui ho della provola, del salame, delle zucchine, del pecorino grattugiato, delle melanzane e dei pomodori secchi. Ovviamente prima ho cotto preventivamente i funghi, le melanzane, le zucchine e i pomodori secchi, semplicemente con un filo di olio in padella. Ora procediamo alla selezione casuale di questi già casuali ingredienti. Qui ho un, dovrei avere credo, sì, un contenitore vuoto, sotto c'è una bilancia e mi fermerò solo quando raggiungerò un chilo di cose. Ok, quindi ora le selezionerò. Non so assolutamente cosa sto prendendo, vi giuro. Oddio, cos'è sta roba? No. Ora siamo pronti per stendere la pasta dei nostri panzerotti. Cercherò di fare un panzerotto molto grande, appunto per far contenere tutto il ripieno che abbiamo selezionato. Mettiamo della farina sul ripieno, come vedete ho tolto la tovaglia e ho fatto un po' di spazio per stendere meglio.
e semplicemente ci aiutiamo con le mani e con il mattarello e andiamo a fare un cerchio, un po' come se dovessimo fare la pizza. Perfetto, ora che gli abbiamo dato una forma più o meno tonda, non sono bravissima a stendere la pasta, di solito è un compito che riservo con molto piacere a Giacomo, ma ora non c'è. Ecco qui, non so se si vede, ma è più o meno tonda, circa, non è tondissima, ma è più o meno tonda. Adesso andremo a mettere questa pasta sulla carta forno, farcire il panzerotto, chiuderlo e poi cuocerlo. Adesso vi faccio vedere come. Andiamo adesso a inserire della salsa di pomodoro, ovviamente se vi piace, e tutti gli ingredienti che prima avevamo selezionato. E adesso andiamo a chiudere il nostro mega panzerottone servendoci di una semplicissima forchetta, in modo da non farlo aprire durante la cottura. Se doveste decidere di cuocere a forno il vostro panzerotto, non dimenticate di spennellarlo con l'uovo. Ciò farà sì che venga fuori bello croccante. A questo punto il vostro panzerotto sarà pronto per essere cotto. Ovviamente i panzerotti, come sappiamo, possono essere sia fritti che cotti al forno. Io andrò a farlo al forno perché, essendo davvero molto grande e molto ripieno, friggerlo potrebbe essere un'operazione un tantino complicata. Lo so, un pugliese potrebbe sentirsi male per una cosa del genere. Procediamo con la cottura. Ovviamente voi scegliete il metodo che preferite. Dopo circa 20-30 minuti all'interno del forno, a seconda delle caratteristiche del vostro forno, il panzerotto dovrebbe avere più o meno questo aspetto. Quando sarà dorato, significa che sarà ben cotto. E ora procederò con l'assaggio. Sono davvero curiosissima di assaggiarlo, ma è tipo enorme, penso che mi sporcherò tutta mangiandolo. È davvero pieno di qualsiasi cosa, cioè... Oddio, è davvero buono. Penso proprio che Rocket Duck sarebbe fiero di me. Paperone probabilmente no. Però ragazzi, è buonissimo. E poi la cosa bella è che, essendo pieno di qualsiasi cosa, a seconda di dove mordi ha un sapore diverso. Grazie per aver seguito questo nuovo episodio di Peperoni in quarantena. Ci vediamo alla prossima puntata. Non ci troviamo nella sede storica di Ventani Pepero. Ok. I nostri panzerotti. Tanto sta roba va nei blooper, quindi. No, ti prego.